Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Indianomie Tanto. Come avete visto, questa era una breve scorciatoia per saltare tutto il pezzo degli standard, più un altro pezzo da correre, eccetera, eccetera. Se siete veloci potete fare in questo modo, altrimenti fate gli standard come al solito, salite verso l'alto con l'ascensore che vi spara in alto e ci arrivate subito, diciamo. Questo qua è il terzo step, ovvero la corsa. La corsa perché ci saranno due persone che dovranno correre al di fuori, lì, in cerchio. Come funziona il tutto? Il tutto funziona quando tutti i giocatori salgono su queste piastre qua e quindi scendono verso il basso. All'inizio spawneranno dei cabal, vi faccio l'esempio questo qua delle asce. Spawneranno da là e da là. Si ammazzano. E a un certo punto ci sarà un gong e uscirà un cabal giallo. Uccidiamo anche quello. Piuttosto ammazziamo il nostro e diamo una mano anche ai nostri compagni. Quindi 4 persone qua, su queste piastre qua. Quindi una qua, una là e una lì e un'altra dall'altra parte. 2 persone invece dovranno raccogliere una sfera che si può droppare qui dai cani. In particolare dove ci sono queste due cose qua, dove c'è questa pedana, e in corrispondenza anche dall'altra parte ci sarà questa là. Quindi uccisi tutti i cabal e quando spona subito la pallina, sarà una specie di buff come quella delle terme, 2 persone la prendono. Quindi per esempio io sto fuori, per esempio, no? A questo punto la persona che prende la pallina verrà te automaticamente teletrasportata all'interno della corsa che sta là dentro, che nel video appunto vedrete che correrò io. Arrivati a un certo punto, per esempio là, la persona che corre dovrà dire la riga dove c'è un cerchio rosso. Quelli fuori dovranno colpire il triangolino, anche con un solo colpo va bene, che sia diverso da quello che dice il corridore. Per esempio, il corridore dice che il cerchietto, che è di colore rosso, è sulla fila quella alta. Quindi io prenderò quello centrale e un mio compagno, possibilmente di destra, quindi che ne so, fate il cane, sole, asce e coppa insieme, per esempio, piuttosto che altre, vabbè, quello lo decidete voi. Quindi io prendo sempre quello più basso rispetto a ciò che mi dice il corridore, mentre il mio compagno prende, che ne so, quello che sta sopra. Quindi se il corridore mi dice che sta in alto, io prenderò l'ultimo, mentre quello del sole prende quello centrale. Se il corridore mi dice che è quello centrale, io sparerò all'ultimo, mentre il membro della squadra che è sul sole prenderà quello in alto. Se il corridore dice basso, io prenderò quello centrale, mentre quello del sole prenderà quello in alto. Stessa cosa, quando arriva il corridore là al sole e dirà centro, io prenderò questo qua basso, mentre quel ragazzo che sta sulla piastra del sole prenderà quello in alto, e così via, uguale. Arrivati a un certo punto che i due corridori avranno compiuto un giro, più o meno, verranno teletrasportati de dentro quest'area qui dove stiamo girando no noi adesso, e dovranno schiacciare la palla all'interno di questi tubi. Quando la maggior parte dei tubi sarà piena, spawneranno 6 palline. Tutti e 6 giocatori dovranno raccoglierle e verranno te teletrasportati all'interno della corsa. Quindi l'anello esterno, quello che vi ho fatto vedere prima. Quando veniamo tutti teletrasportati all'interno, vi dico già che della gente morirà. Perché? Poi mi sono dimenticato di dirmi una cosa. Azzeccate la sequenza giusta, quindi dei triangoli, il corridore al posto del cerchio rosso diventerà tutto verde, e dove c'era il cerchio rosso comparirà una sfera di luce. Lui deve entrare dentro quel cerchio lì.
Se i cerchi diventano tutti rossi, vuol dire che quelli di fuori hanno sbagliato la combinazione. Se i cerchi diventano tutti neri, hanno sbagliato la combinazione. Se i cerchi diventano tutti verdi, hanno fatto giusto. Quindi, quando tutti e sei le persone sono all'interno, che quindi dovranno correre, ci saranno già tutti i cerchi verdi, logicamente perché fuori non c'è nessuno. Quindi due persone moriranno di certo perché ci saranno solo quattro buff. Quindi, che ne so, uno è lì, uno qua, uno qua. Quattro persone dovranno prenderle. E così via tutto il giro. Quando almeno tre persone sono riuscite a compiere tutto il giro, dovranno ritornare qui, schiacciare il buff e il gioco è fatto. Inoltre, ricordatevi che quando sparate ai triangoli che diventano verdi, davanti a voi comparirà un cancelliere. Questo va ucciso scendendo dalla piastra, con il corpo a corpo entrate nella sua bolla, ritornate sulla piastra e sentendo il vostro compagno che dice il triangolo, sparate a quello giusto. Sconfitto due a terra. Ho scritto un amore. Vai. Centro, centro. Centro, centro. Centro, centro. Alto, alto. Ok, primo giro andato. Vai. Basso, basso. Centro, centro.
Passo, passo. Alto, alto. Fatto secondo giro. Furbacco, non fare più. Dai. Basso, basso. Basso, basso. Centro, centro. Passo, passo. Ok, fatto. Centro basso. Centro alto. Centro alto. Questa luce non sono un cazzo. Centro alto. Ok, vado a sinistra. Dalla lì. No! Sì! Sì! Oh! Dov'è sta cassa? Che cazzo è? Dov'è la cassa? Dov'è la cassa? Voglio la cassa! Dov'è? Eccola! Sì, pegni! Ma perché si continua a morire adesso? No, raga, no! No, raga, no, sì, ho il team a